Lunedì 3 febbraio, buongiorno con Mattino 6, il nostro quotidiano appuntamento con la rassegna stampa. Quest'oggi novità per quanto riguarda il coronavirus, perché allo Spallanzani di Roma è stato isolato il virus per la prima volta in Europa e adesso si è subito alla ricerca per una cura. Per quanto riguarda l'Abruzzo, invece, quest'oggi, come ogni lunedì, grande spazio allo sport. Vi racconteremo tutte le partite delle abruzzesi impegnate in campo in questo weekend. Allora, andiamo subito in Abruzzo sulle prime pagine del centro, a partire dalla prima pagina abruzzese che pone come titolo principale quello appunto della notizia nazionale di maggior rilievo, quella del virus. Ricercatori italiani lo hanno isolato, annuncio allo Spallanzani, ora sarà più facile combattere l'infezione. Quindi oggi torneranno dalla Cina gli italiani bloccati a Wuhan, tra cui lo studente abruzzese di Berardino. Intanto la cronaca, fiori e lacrime per la mamma di due bambini a proposito della tragedia di sabato. A Città Sant'Angelo, papà ubriaco si schianta in auto con il figlio, ma per fortuna sono salvi. Montesilvano, lavori dell'Enel, oggi mezza città senza elettricità. A Pescara, ragazzino pestato in centro tra la gente, a Corso Umberto, il tredicenne in ospedale, la madre nessuno lo ha aiutato. Andiamo avanti sulla prima pagina di Chieti, Lanciano e Vasto. Andiamo con la politica. Chieti, elezioni, PD e Civiche si appellano al Movimento 5 Stelle. Dal centro-sinistra una mano tesa ai grillini per un'eventuale alleanza locale. Fiori in strada per mamma Alessia, Orsogna, incidente mortale, il dolore del paese. Addio, donna coraggiosa. Andiamo sulla prima pagina di Teramo. Ricercatori italiani isolano il virus, lo abbiamo visto, è sempre la notizia principale, ma invece a Teramo, Ateneo in arrivo, gli studenti da Cinecittà, Tortoreto, Cassaforte, troppo pesante, fallisce il colpo in banca. Castelnuovo, i parrocchiani pregano per la vita di Don Igor, intanto Gran Sasso, soccorso notturno in parete, due alpinisti bloccati sulla via nord del Corno Piccolo, usate anche le foto elettriche. Ed eccoci sulla prima pagina dell'Aquila, Avezzano e Sulmona. All'Aquila, Banca degli Occhi, poche le donazioni in Abruzzo. Sulmona, a proposito della crisi in comune dopo le dimissioni di alcuni assessori, sfiducia, stallo tra Di Masci e il centrodestra. All'Aquila, allarme taglio delle corse TUA verso Roma. E ufficio postale devastato dall'esplosivo, è successo ad Aielli, malviventi prima di entrare in azione fanno allontanare due ragazze affinché non, appunto, fossero, non rimanessero ferite nell'esplosione. Andiamo avanti sulla prima pagina abruzzese del Messaggero. Anche qui la notizia principale è quella del coronavirus. Lorenzo, lo studente abruzzese, torna dalla Cina. Lo studente pescarese a Wuhan, il papà lo aspetterò a Roma, non potrò avvicinarlo. Teramo, coppia con sintomi sospetti in isolamento domiciliare, passata la paura all'Aquila. Per quanto riguarda la politica, Zennaro dei 5 Stelle, dialogo tra 5 Stelle e PD. Intanto da Roccaraso una legge per rilanciare la montagna. E la cronaca, finti poliziotti distruggono l'ufficio postale, banditi a due ragazze, siamo agenti, andate via. Poi lo scoppio che ha demolito bancomat e pareti. Sulmona, generale Conti si va verso l'archiviazione bis. La fotonotizia è dedicata alla giustizia, gli avvocati temono anche la riforma della prescrizione giustizia civile, 10 anni per una causa. E ancora il turismo, Vasto scommette sui nuovi trabocchi. E allora adesso andiamo sui quotidiani nazionali, al di fuori dei confini abruzzesi, a partire dal Corriere della Sera. Ora l'Italia cerca la cura. Annuncio dello Spallanzani, isolato il virus. In Cina guariti, i guariti superano i morti. E comunque per ora l'incidenza della mortalità a proposito del virus è del 2%. Oggi rientro dei connazionali da Wuhan, poi la quarantena. Messaggio di Mattarella al presidente cinese Xi.
4 anni senza Giulio, l'ironia è la nostra resistenza. A proposito dell'omicidio di Giulio Regeni, su cui si attende ancora chiarezza e verità. La fotonotizia è dedicata allo sci, nuova impresa azzurra, Brignone prima e Goggia seconda al Super G. La politica, Renzi Bonafede, scambio di colpi sulla prescrizione. Andiamo avanti. Sugli altri quotidiani, ecco la Repubblica, il vecchio Bossi, caro Salvini, così sbagli tutto. Il padre della Lega, il nazionalismo ci fa perdere, se vai con l'estrema destra resti solo. Il Nord vuole una voce, Giorgetti viene a trovarmi, il suo ruolo ora è indirizzare Matteo. Libia, il patto sui migranti rinnovato senza garanzie sui diritti. Si parla dei patti che hanno portato alla formazione dei lager in cui sono intrappolati tantissimi migranti. Prescrizione, avviso di crisi, tensioni nella maggioranza. Renzi pronto a votare no. 5 Stelle, l'enigma del non partito. Andiamo avanti sul Fatto Quotidiano. Renzi lavora per Salvini, il patto dei due Matteo, d'accordo su tutto, prescrizione, regionali e anche su Verdini. Fico, il pentastellato, Campania, tentare alleanze, la base lo gela, perché presto si voterà anche per le regionali campane. Andiamo avanti sul Libero. A Roma in 48 ore trovano il virus dagli italiani, una lezione al mondo. Medici donne dello Spallanzani, meridionali, tra l'altro, sono riusciti a fare un miracolo, meritano applausi e gratitudine e poi dicono che al sud non fanno nulla, dice Libero. E la fotonotizia, la figlia di Tortora accusa, Travaglio fa cattivo giornalismo. Gaia, mio padre morto di mala giustizia e mala stampa, non è cambiato molto l'attacco verso il direttore del Fatto Quotidiano. Il giornale, l'antivirus Italia, scoperta decisiva, Roma isolata, la malattia, la cura è più vicina a Pechino. Ringrazia i nostri medici, fiore all'occhiello di un paese che non li merita. Cyborg, spazio ed ecologia, così cambierà l'esercito, il piano di ristrutturazione, anche la guerra diventa sempre più tecnologica. Prescrizione, 5 Stelle isolato, Renzi e PD fanno muro. In la cronaca in Gran Bretagna, perdonatemi, attentato a Londra, coltellate ai passanti, il terrorista era islamico. Torna la paura dell'estremismo islamico. Il mattino di Napoli, virus isolato, corsa al vaccino, svolta allo Spallanzani, successo della ricerca italiana grazie a un team tutto femminile tra Italia, Francia e Germania, una sfida che vale miliardi di euro. Oggi il rientro dalla Cina. La cronaca londinese, l'uomo ucciso era sotto sorveglianza, Londra l'assalto ai passanti del terrorista con il macete. Ma torniamo in Italia sulla vertenza Whirlpool, disastro Whirlpool, l'ira degli operai contro il ministro. Patuanelli e 5 Stelle finiscono sotto accusa, solo promesse, non avranno più i nostri voti. Intanto verso le regionali campane, Napoli in rivolta, la base dei 5 Stelle mai con il PD, che sostanzialmente è anche la risposta che è giunta dagli esponenti del partito abruzzese. Lotta al virus svolta a Roma su il Messaggero, un team di donne dello Spallanzani, isola il morbo, speranza, un successo, ora la cura è possibile. La Cecchignola accoglie i 56 italiani di Wuhan, uno resta in Cina con la febbre. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stop a fake news. A Londra, terrorista ferisce 3 persone, ucciso dalla polizia, 2 accoltellati in Belgio. Domenica di sangue del jihadista. Il Family Act cambia, permessi per i papà fino a 15 giorni nel progetto della ministra Bonetti. Andiamo sul secolo di Storace, un sindaco di razza, Nardella fuori di testa, fa passare gli italiani come xenofobi nei confronti dei cinesi, ma la paura non è una colpa. Perché ricordiamo, nelle attività cinesi c'è anche fino all'80% in meno di clientela.
Montagna, proposta di Fratelli d'Italia, legge per il ripopolamento, coronavirus, tanta paura, zero precauzioni a scuola. Scalfari dopo Benetton, lodi sospette alle sardine. Molto contestato l'incontro tra i leader delle sardine e la famiglia Benetton. Il Sole 24 Ore, il giornale economico finanziario, riscatto. Laurea con lo sconto si estende a prima del 1996, la nuova IVA incrocia la riforma IRPEF. Vediamo i sottotitoli, se il giornale si... Vabbè, andiamo avanti con gli altri titoli. L'allerta per le crisi d'impresa può colpire 60.000 società. Andiamo avanti sulla stampa, le ricercatrici italiane, così abbiamo svelato i segreti del coronavirus. Oggi il rientro da Wuhan di 67 connazionali finiranno in un ex caserma perché saranno messi in isolamento anche in Italia. La fotonotizia, a Londra 3 accoltellati per strada e terrorismo islamico. Andiamo sul Tempo di Roma, che ipocriti sullo Spallanzani. Il governo si ruba la scoperta, ministri e politici tutti a fare complimenti ai virologi che ieri hanno isolato il micidiale coronavirus, ma danni lasciano senza fondi per la ricerca l'Istituto di Roma che scoprì pure il virus dell'Ebola. La fotonotizia, furia Renzi sulla prescrizione, Conte Bonafede con le spalle al muro ed ecco la solita vignetta di Osho. Pure questo con sta prescrizione si è fissato, guarda che ve sento che state a parlare di me, sembrerebbe dire buona fede il ministro della giustizia. Lo sciopero ATAC salta ma il blocco no, per quanto riguarda il trasporto nella capitale. Andiamo sulla Verità, la Raggi sbaglia data su Roma Capitale e ci casca persino Papa Francesco. Oggi parte la festa per i 50 anni dell'elezione della città, peccato che la legge risalga al 1871, il compleanno cade quindi nel 2021, ma arriva pure il messaggio augurale di Bergoglio e la metropoli celebra con uno sciopero. Tre italiane isolano il virus, Speranza, il ministro, salta sul carro e lo vediamo in foto al fianco delle ricercatrici. La Mania Verde, questione di lobby. L'elenco degli incontri tra i gruppi di pressione ecologisti e il legislatore europeo. Anche così nasce il Green New Deal e non è diverso su austerity, banche e finanza. Per le sardine benedizioni da Soros e dal PD e appunto i rapporti delle sardine molto recenti e molto contestati. Il secolo XIX, scienziati italiani isolano il virus, ora sarà più facile trovare il vaccino. La scoperta del team dello Spallanzani di Roma attesa oggi il rientro da Wuhan di 67 connazionali. E a Londra torna il terrorismo, accoltellati tre passanti, l'aggressore ucciso dalla polizia, grave uno dei feriti. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Lasciamo i quotidiani nazionali, torniamo in Abruzzo, approfondiamo la cronaca abruzzese sfogliando pagina per pagina il centro, a partire appunto anche qui dal coronavirus. Misure per la prevenzione del contagio, la regione ha recepito la circolare del Ministero, confermata la semplice influenza per il bambino cinese ricoverato all'Aquila e anche i due cinesi invece ricoverati a Teramo pare che non siano comunque positivi al tanto temuto virus. Oggi torna Lorenzo e i genitori grazie a tutti. Il ragazzo pescarese bloccato a Wuhan è partito ieri sera alle 19 ore italiana con l'aereo militare del governo. Cucina della nonna, schede con 80 ricette per ricordarsi la cucina abruzzese, anche se magari adesso è un orario un po' troppo mattiniero, quindi andiamo avanti con la politica. Fratelli d'Italia cala il sipario sugli stati generali, conclusa la 3 giorni a Roccaraso, il partito propone leggi per le aree interne, lo leggevamo anche sul secolo. E andiamo ora sulla pagina di Pescara, pestato tra la gente lungo il corso, ragazzino di 13 anni in ospedale. La madre era con delle coetanee, l'hanno avvicinato e malmenato in 5, nessuno è intervenuto. La polizia è in pronto soccorso, denuncia della famiglia, hanno continuato a minacciarlo anche su Instagram.
Pescarese picchiato in strada, il figlio tanta rabbia e paura. Sarà operata oggi l'ex assicuratrice di 70 anni, aggredita sabato a Padova. Era andata lì per accudire il nipotino. La famiglia in borsa non aveva soldi. Tentata rapina in via Silvio Pellico, ferita una 64enne. Via Alpi, Palazzo dei Nigeriani, qui nessuna bomba sociale. Dopo le proteste dei residenti in zona interviene il proprietario dello stabile, tutto in regola, Massimini. Si tratta di inquilini con contratti registrati che hanno acqua, luce e riscaldamento. Mezza città senza elettricità, è accaduto a Montesilvano, l'Enel non usate, gli ascensori. L'interruzione dell'energia è prevista dalle 9 alle 16.55, quindi a Montesilvano potrebbero esserci disagi. Raccolta porta a porta dell'immondizia a Francavilla, cambia il calendario. Andiamo avanti, ubriaco alla guida a Città Sant'Angelo, si schianta col figlio, drammatico incidente sulla strada per Erice, l'auto va a tutta velocità. Fuori strada, ma salvi entrambi. Un altro incidente sulla 14, un tamponamento, tre feriti. E 300 firme intanto a Caramanico per salvare la cattedrale, la petizione per Santa Maria Maggiore, subito i fondi prima che crolli. Interviene anche il Movimento 5 Stelle, andiamo a Chieti, fiori e lacrime per Alessia, addio mamma coraggiosa. L'incidente mortale sulla statale 81, il sindaco Salerni è pronto a dichiarare il lutto cittadino. L'imprenditrice era stata nominata vice segretaria del PD, donna dolce, come poche, questo il ricordo. Andiamo avanti con la politica teatina, visto che le elezioni sono sempre più vicine. Di Stefano Febbo oggi in nuova riunione, a rischio scontro, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e UDC si rivedono dopo la fumata nera, l'assessore regionale a Roma si cambierà l'indicazione a proposito delle alleanze in seno al centrodestra. E intanto tra 2 settimane l'annuncio e la festa, sfida a Rispoli Ferrara, primo incontro per la coalizione allargata, parte l'appello al Movimento 5 Stelle, a Bruno Di Paolo, è ora di metterci tutti insieme. Quindi le alleanze sono complicate su entrambi i fronti. Andiamo all'Aquila, Banca degli Occhi in Abruzzo, l'Abruzzo indietro per numero di donazioni. Il primario Genetti sono 200 l'anno, un quinto indietro rispetto allo standard nazionale. Le performance migliori nel Nord Italia. Ufficio postale devastato dall'esplosivo ad Aielli, i banditi prima di entrare in azione hanno invitato 2 ragazze ad allontanarsi. Chiusi al pubblico poste e sede comunale, il sindaco ha detto pareva ad essere in guerra. Intanto alla fiaccolata per ricordare Sara ad Aielli, intanto la politica sulmonese, sfiducia, impasse tra Di Masci e centrodestra. Alcuni consiglieri vogliono riportare la discussione nell'assise civica. A Teramo, bloccati sulla parete al buio, sul Gran Sasso, difficile soccorso notturno, complicate e rischiose le operazioni di recupero di 2 alpinisti fermi in cordata sul Corno Piccolo. Per poterli individuare sono state utilizzate le apparecchiature fotoelettriche dei vigili del fuoco. Nereto, anziano trovato morto in casa per un infarto. A Tortoreto, alla BCC di Castiglione, la banda del buco in banca, ma il colpo alla cassaforte fallisce. Prima di approfondire lo sport, a cui daremo grande spazio questa mattina, andiamo sul Messaggero e continuiamo a discutere gli affari abruzzesi. Lorenzo rientra a Roma, il papà un gran sollievo, si parla dello studente pescarese recuperato a Wuhan, resterà 14 giorni sotto osservazione alla Cecchignola, sta bene, lo aspettiamo. E intanto a Pescara il comune torna alla carica, nuove verifiche allo Spazza, apprensione tra i ragazzi del centro di aggregazione per il sopralluogo dei tecnici. Si parla del centro giovanile in via del circuito che era stato concesso dalla scorsa amministrazione e che ora potrebbe essere sgomberato con la nuova. Andiamo all'Aquila, escluso contagio da coronavirus per il bimbo cinese in isolamento. I risultati degli esami svolti all'Istituto Spallanzani hanno fatto rientrare l'allarme scattato venerdì. Il piccolo ha una semplice sindrome
come influenzare. La procedura era scattata in via precauzionale. Intanto gli avvocati, 10 anni per una causa civile, Maurizio Capri, massimo allarme nel penale per la prescrizione che non finisce più, troppe vittime. Aielli, sventrate le poste con l'esplosivo, un comando di 3 persone coperte con passamontagna fa saltare l'edificio e parte di quello confinante, tanta paura, arraffati i soldi del bancomat e poi fuga sull'autostrada con una vettura poi trovata abbandonata vicina al casello. Il generale Conti trovato morto nella sua auto, verso archiviazione bis. Intanto taglia la cultura, scoppia la polemica. Il collettivo Altrimenti di Sulmona scende in campo contro il declassamento della sede. A Chieti il centrosinistra più ampio per riconquistare la città, città che non finisce in mano al centrosinistra da parecchio tempo. Appello a PD, partiti e liste civiche per strappare Chieti al centrodestra, consultazioni per il candidato sindaco e grande manifestazione a metà febbraio. Intanto è previsto anche un tavolo di confronto sul futuro dell'ospedale di Lanciano. Ed eccoci a Teramo, virus pazienti tornati dalla Cina, da oggi in isolamento domiciliare. Non è escluso del tutto il contagio, ma non è più necessario il ricovero. Visite all'ospedale, nuovi sospetti, riserbo totale del personale sanitario. Il deputato Zennaro, Movimento 5 Stelle, è pronto al dialogo con i democratici, anche se in realtà esponenti abruzzesi del Movimento 5 Stelle, come l'Alessandrini, che era candidato sindaco di Pescara, hanno detto no. A Giulianova, trionfo del gusto in porto, ritorna prima secca la manifestazione giuliese. E allora adesso, prima di approfondire lo sport, a cui daremo grande spazio e vi racconteremo tutte quante le partite di calcio che si sono giocate in Abruzzo e fuori dall'Abruzzo, che però hanno visto impegnate le squadre della nostra regione, ve le racconteremo tutte tra pochissimo. Adesso però un piccolo break pubblicitario e le previsioni meteo, tra poco. Rieccoci con Mattino 6, seconda parte della nostra rassegna stampa, tutta dedicata allo sport, a partire da quello nazionale che vediamo subito sulla Gazzetta dello Sport, proprio a margine del quotidiano. Il tennis, Martello Djokovic vince in Australia e torna numero 1, ora vuole il record di Slam. Nel taglio alto lo sci, valanga rosa, Brignone da favola, risorge la Goggia, Coppa del Mondo di sci, un'altra doppietta azzurra nel Super G di Sochi, vince Federica. A centropagina il calcio, Juve-Inter-Lazio, una sfida a tutto gol, bomberissimi, Ronaldo, Lukaku e Immobile sono doppiette da scudetto. E ancora sconfitto il Torino 4-0 dal Lecce, Toro che botta, Mazzarri e al capolinea, in arrivo Longo o De Biasi. Noibra no parti, Maldini Junior unica gioia del Milan, finisce 1-1 col Verona in 10. Il Corriere dello Sport, due rigori di Cristiano Ronaldo, viola KO per 3-0, durissimo scontro tra Commisso e Nedved. Juve aiutata, solo scuse, il botta e risposta. Il presidente della Fiorentina accusa, sono disgustato, la partita decisa dall'arbitro. È stata una porcheria, ha detto il patron viola. Stizzita la replica bianconera, siamo stufi, cercano alibi. Lukaku e Ciro Show. Le doppiette di Romelu e Mobile fanno volare l'Inter 2-0 a Udine e la Lazio 5-1 allo Spal. Se mercoledì batte il Verona, Inzaghi è secondo. Leggenda Nole, ora il numero 1 Open d'Australia, Djokovic batte Thiem e sorpassa Nadal. Lo sci, ragazze da urlo, lo sci siamo noi, Brignone e Goggia ai primi due posti nel Super G di Sochi. Tutto sport, liquidata la Fiorentina 3-0, Ronaldo
50, non si ferma più, doppietta sul rigore, Cristiano Ronaldo a segno per la nona partita consecutiva e a quota 50 gol con la maglia della Juve. De Ligt firma la terza rete, il patron viola contesta il secondo penalty, dura replica di Nedved, ma Comisso è furioso. Toro rivolta contro tutti, un'altra disfatta, un crollo senza fine che ha scatenato la durissima contestazione dei tifosi. Nel mirino Cairo, Mazzarri e giocatori, il tecnico ha le ore contate. E intanto frenata con la Verona, no Ibra, no Milan, ma c'è Maldini Junior. E l'Inter ride con Lukaku, la Lazio con Ciro e spettacolo, le inseguitrici non mollano, il campionato è ancora del tutto aperto. E ancora lo sci, Super G di Sochi, Fede e Sofia, doppietta. E allora adesso torniamo in Abruzzo con i quotidiani locali, a vedere come ci raccontano lo sport abruzzese a partire dal centro. In primo piano il Pescara, Pescara che gioca anche contro i veleni, prima delle grottaglie in casa stasera, in un clima di contestazione, c'è cioè Melegoni dall'inizio. E ancora il Teramo 3-0 per il Diavolo, i conti con il Rende dopo un'ora, ma anche l'Eccellenza, la promozione, la Serie D. Allora approfondiamo subito i campionati. Andiamo a partire dalla Serie B, vediamo la pagina doppia, così da non perdere tutto il piano sulla Serie B. Anzi, per l'impaginazione non ci riusciamo. E allora, perdonatemi, eccomi qui. Torniamo subito sulla Pescara, Pescara Cosenza, che sarà la prima in casa per le grottaglie. Macin via, qui ho i più forti della B, ha detto il tecnico. Voglio il gruppo e non il singolo. Avanti per la nostra strada. Il tecnico fa da scudo dopo la chiusura del mercato. I tifosi hanno il diritto di criticare, ma sarebbe bello costruire qualcosa tutti insieme. Tegola, Pucciarelli e KO annullato il ritiro pre-gara. Infortunio muscolare per il nuovo attaccante. Melegoni prende il posto di Macin. Cambia la vigilia. Il raduno della squadra previsto per oggi a pranzo all'Ec Hotel. E intanto Iemmello gol. Il Perugia vola. La Salernitana ferma il Benevento. Mentre il Venezia vince a Verona. Per quanto riguarda le altre del campionato, andiamo in Serie C. Il Teramo questo weekend è sceso in campo, vittoria con il minimo sforzo. Il Rende è poca cosa, basta una fiammata in avvio di ripresa per chiudere la partita dopo un primo tempo mediocre. I biancorossi la sbloccano subito, ma poi si addormentano e rischiano due volte di prendere l'1-1. Al rientro in campo, dopo l'intervallo, Costa Ferrera orchestra e Magnaghi concretizza con una doppietta. E allora andiamo a vedere da vicino questa vittoria del Teramo contro il Rende. Vediamo il servizio. Il Teramo regola il Rende 3-0, partita mai in discussione col Diavolo che passa in vantaggio nel primo tempo e nel secondo mette al sicuro il risultato salendo a quota 37 punti in classifica. Tenino conferma le indicazioni della vigilia con Arrigoni in mezzo al campo e la coppia Cristini-Soprano al centro della difesa. Rende in clamorosa emergenza, in attacco c'è Colima, Rigoli ha a disposizione solamente 18 giocatori e schiera un 4-5-1 che vede Godano unico riferimento avanzato con Vito Francesco inedito frangiflutti davanti alla difesa. La prima parte soporifera è squarciata però dalla rete del vantaggio di casa, Bombaggia al sedicesimo dalla bandierina, mette al centro un pallone velenoso che Cancellotti ribadisce sotto misura con una girata che si insacca all'incrocio dei pali. Terzo gol in stagione per l'esterno destro biancorosso, l'1-0 stappa la partita. Al 19° Ilari a potersi sistemare il pallone sul sinistro e sparare da posizione defilata verso Savelloni, sfera potente ma alta. Il Teramo sembra in controllo della partita, ma al 31° Nossa si ritrova da solo dalle parti di Domei sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma si divora la rete del pareggio.
Ancora Ilaria al 34esimo sfrutta la corta respinta dello stesso Nossa, altra conclusione che manca di poco il bersaglio grosso. La formazione calabrese sul finale di tempo torna a farsi vedere con Collocolo che, assistito da Giannotti, prende l'ascensore e di testa colpisce la parte alta della traversa. In apertura di ripresa, clamorosa l'occasione che capita ancora ad Ilari, liberato dalla sponda di Magnaghi, Savelloni in uscita bassa chiude la conclusione del centrocampista. Malasse si ripropone al 58esimo, azione tutta verticale, il fraseggio è di altissimo profilo. Ilari trova il corridoio per Magnaghi, colpo sotto del centravanti, il raddoppio del Teramo, sesta rete in campionato per il centravanti di casa, diavolo sulle ali dell'entusiasmo che sfiora il Tris con Bombaggi, il cui sinistro centrale è parato da Savelloni. Tris che però arriva a stretto giro, anche qui grazie ad una combinazione tutta in verticale, Costa Ferreira per la testa di Santoro, sponda che libera ancora Magnaghi, destro mortifero, pallone in fondo al sacco e gara in cassaforte per l'11 di Tedino. Il rende al tappeto e si rivede solo al 77esimo con il piazzato alto calciato da Giannotti da buona posizione. Tedino, dopo aver inserito Birligia e Mungo, conclude le sostituzioni con Minelli, Biero e Florio per Bombaggi, Santoro e Tentardini in un finale in cui il diavolo amministra l'ampio vantaggio senza soffrire nulla e tornando al successo, il quarto in 5 gare nel 2020. Ora la controprova in trasferta a Viterbo, lontano da casa, dove spesso sono arrivate meno soddisfazioni di quanto ci si potesse aspettare. Vediamo rapidamente anche il calcio a 5 femminile in Serie A. Montesilvano dilaga e conferma il terzo posto. Andiamo avanti sul centro con lo sport, eccoci sulla Serie D. Partiamo con la capolista, Notaresco beffa nel finale, la recanatese centra il pari, Cancelli e Bomber Sansovini rispondono al vantaggio marchigiano di Pezzotti. A 3 minuti dal termine un lampo di Senigallesi gela la capolista rosso-blu. Scotti negli ultimi scampoli di gara evita il gol del KO, la squadra del presidente Di Giovanni deve di nuovo gestire 6 punti di vantaggio sul Matelica, secondo Vagnoni Amaro, peccato perché meritavamo noi. E allora Notaresco 2, Recanatese 2, vediamo tutto della partita nel nostro servizio. Pari e patta fra Notaresco e Recanatese con la capolista raggiunta in zona Cesarini sul 2-2 dai maidomi marchigiani. Dopo il successo del Matelica con il Chieti diventano così 6 punti di vantaggio dei ragazzi di Vagnoni sulla formazione di Colavitto, con il pensiero già rivolto in casa rossoblu al derby di Pineto, contestata dal tecnico di casa la direzione arbitrale di Baratta di Rossano. Avvio shock per i padroni di casa visto che al quarto gli ospiti sono già in gol con Pezzotti, che si inventa una gran rete mettendo la palla all'incrocio dei 30 metri. Gelo a Savini con i padroni di casa costretti subito a rincorrere. I ragazzi del presidente Di Giovanni sembrano apparentemente accusare il colpo, trovando invece subito la parità al decimo con un tiro di Cancelli che inganna Marco Antognini, costretto a raccogliere il pallone alle sue spalle. Per il centrocampista rosso-blu è la terza rete stagionale festeggiata sotto la tribuna dei tifosi di casa. Dopo il pareggio il Notaresco ci crede, inizia ad attaccare, rischiando però moltissimo al 23esimo quando Titone chiama Scotti ad una difficoltosa deviazione in calcio d'angolo. Nonostante le assenze, la squadra di Federico Giampaolo fa vedere di che pasta è fatta. Il match vive di strappi, come accade al 26esimo quando si accende Marco Sansovini che dai 20 metri mette di poco al lato. Alla mezz'ora ancora padroni di casa in avanti con Cancelli che dal limite sbaglia però la conclusione mandando il pallone alto. Al 35esimo ancora Sansovini, questa volta ispira Frulla che in area marchigiana vede la sua conclusione deviata. Passa un minuto e Marco Antognini è costretto a respingere con i pugni un angolo teso di Frulla. Cresce di intensità la pressione dei padroni di casa con Romano che al 40esimo trova anche il gol del 2-1 annullato dal direttore di gara per un fuorigioco che appare quantomeno dubbio. Spinge la formazione abruzzese con Frulla che poi al 41esimo impegna dalla distanza il portiere giallorosso che, attento della ripresa, si riparte con il Notaresco in avanti, ma al quarto ancora Frulla trova la respinta con i pugni dell'estremo ospite. Ancora più ghiotta un minuto dopo l'occasione che capita sui piedi di Monachesi per la Recanatese che in area abruzzese mette clamorosamente al lato. Al 7esimo Romano in area tutto solo colpisce male la sfera di testa facendo imbestialire i tifosi di casa. Ancora la squadra del presidente Di Giovanni pericolosa all'8esimo con Sansovini che mette al lato di pochissimo. Gara che resta apertissima con la capolista che però al 14
undicesimo mette la freccia con il solito Marco Sansovini che alla sua maniera fa 2-1 facendo esplodere il Savini. Per l'ex attaccante del Pescara è l'undicesima rete stagionale in maglia rossoblù. Una volta arrivato il gol, la squadra di Vagnoni rifiata con gli ospiti piuttosto spuntati, seppur tutt'altro che rassegnati alla sconfitta. Si arriva così nel convulso finale quando al 41esimo Blando dal limite chiama al salvataggio Marcantonini. Nel finale però gli ospiti trovano il 2-2 con una rete di Senigallesi che fa calare il silenzio sul Savini, che poi vede le streghe al 47esimo quando su colpo di testa di Rutiens Scotti è miracoloso. Finisce in parità con la capolista che nel finale getta così alle ortiche la conquista dei tre punti. Il Notaresco non è l'unica abruzzese scesa in campo questo weekend in Serie D, ce ne sono diverse, tra queste anche il Chieti che ha giocato sabato. La difesa balla, la società torna sul mercato, si valuta il portiere Licastro e si cerca un centrale. I neroverdi intanto sprofondano al penultimo posto, vediamo il servizio di come è andata la partita di sabato. E allora non c'è il servizio, andiamo avanti con le altre abruzzesi in Serie D come il Giulianova. Giulianova cade al Fadini e scatta la contestazione. L'Agnonese passa con un gol di Nicolau. Nella ripresa ed entra in zona playoff per i giallorossi. La partita più brutta in casa. Alla fine fischi per giocatori e società. Zero tiri in porta per la squadra di Del Grosso, che si è affidata solo a lanci lunghi senza rendersi mai pericolosa. E tant'è che la partita è finita 1-0 per l'Agnonese. Allora vediamo com'è andata nel nostro servizio. Non può che iniziare così Real Giulianova Olimpia Agnonese, con il sentito ricordo di tutto l'ambiente giallorosso a Franco Bei, grande uomo di sport, arbitro e tifosissimo giugliese, compagno di tante domeniche al Fadini che non ce l'ha fatta a vincere la sua personale partita dopo il tragico incidente di pochi giorni fa. La società, la squadra, il tecnico Del Grosso e i tifosi che espongono in curva lo striscione vicini alla famiglia Bei si stringono al dolore di una città intera. In campo oggi il Giulianova gioca anche per Franco. Senza Nazzari squalificato per 3 giornate, ma con Ferrini che ritrova una maglia da titolare. Di fronte l'Agnonese di Diakité e di Arrà, reduce dal largo successo sul Chieti. La gara è agonisticamente combattuta fin da subito, a farne le spese Allegra, Vitelli e Minicucci che finiscono sul taccuino del direttore di gara Gavini in nemmeno 10 minuti di gioco. La prima occasione al minuto 13 è di marca ospite, con di Arrà che dal limite gira alto sopra la traversa. Al 20esimo Viskovic commette fallo su Balducci in ripartenza, ma questa volta il direttore di gara lo grazia. 2 minuti più tardi, l'occasione più importante per il Giulianova, sui piedi di Cipriani che in diagonale impegna Meri, bravo nell'occasione a chiudere lo specchio. La gara stenta a decollare e al 34esimo Bifulco prova a complicarsi la vita da solo, rinviando sulla schiena di Amaia, salvo poi riuscire a recuperare lo sbaglione. Sugli sviluppi dell'azione, ancora un fallo, questa volta di Diarra su D'Antonio, altro cartellino giallo tra le proteste e altro capannello di uomini intorno al direttore di gara, che impiega qualche istante a riportare la calma. Nell'occasione ammonito anche il medico sociale giallorosso. La gara si sblocca solo all'ottavo della ripresa, alla prima vera occasione utile, una cinica Agnonese passa, Diarra calcia dal limite, Amaia si coordina e rovesciata e la prodezza diventa un cross per Nicolau che in spaccata trafigge Bifunco a fil di palo. Il Giulianova accusa e al 16esimo potrebbe incassare anche il raddoppio con la conclusione dal limite di Acosta che si alza di pochissimo sopra la traversa. La reazione del Giulianova è sterile, Di Paolo e Ramcu provano a sfondare sulla destra senza riuscire a scardinare le maglie della difesa granata. Al 25esimo è Torelli a procurarsi un buon calcio di punizione dal limite, ma Barlafante a giro non riesce a centrare il bersaglio grosso. I giallorossi si affidano troppo spesso ai lanci lunghi tagliando il centrocampo, ma i tentativi sono velleitari. Al 36esimo nella confusione i giugliesi reclamano per un fallo di mano, ma il direttore di gara fa proseguire. Ultimo tentativo al 43esimo il tiro cross di Ferrini, ma Meri esce in anticipo e fa sua la sfera. Un passo indietro per la squadra di Del Grosso che rispetto alle ultime uscite fatica nella manovra e paga cara l'unica disattenzione di una partita brutta dove a vincere è la squadra più cinica. Con i 3 punti l'Agnonese approda al 5º posto in graduatoria
scalzando il Pineto e non nasconde l'obiettivo playoff. Classifica adesso invece che si fa sempre più delicata per il Giulianova con i tifosi che contestano la società a fine gara. E il Pineto invece ha pareggiato contro il Campobasso, molti gol nella partita, Cuore Pineto buon pari in rimonta, Campobasso beffato da un autogol. I biancazzurri acciuffano il 3-3 nella finale su deviazioni di Fabriani, l'allenatore Amaulo giocato a viso aperto. Allora vediamo tutti quanti i gol nel nostro servizio. La storia si ripete, il Campobasso pareggia 3-3 contro il Pineto dopo essere stato avanti di due reti. La tensione è crollata ed il Lupo si è fatto riprendere dagli abruzzesi che hanno meritato di uscire indenni da Selvapiana. Si gioca di fronte ad una spettacolare cornice di pubblico, più di 2000 gli spettatori, il pubblico delle occasioni più importanti. Dirige il signor Castellone di Napoli. Approccio molle del Campobasso che va sotto dopo 5 minuti a quadro. Mette al centro dove Menna cicca la palla, ne può approfittare Tomassini che realizza il vantaggio ospite da pochi passi. Il Campobasso va sotto ed è una notizia, non succedeva da 14 giornate. Campobasso chiede due calci di rigore nel volgere di pochi minuti. Il primo episodio incriminato risale al 17esimo, quando Alessandro è affrontato da Pepe per il signor Castellone. È tutto regolare, stessa decisione arbitrale soltanto un minuto dopo, quando Cogliati viene steso appena in area da Bianciardi. Si può giocare. I rossoblu sono in partita, il Pineto è molto ben schierato da Amaulo, la reazione casalinga c'è ma forse manca in concretezza. Al 22esimo Alessandro se ne va a sinistra e mette al centro dove Cogliati alza il pallone del possibile 1-1. Ancora occasione al 32esimo, Brenci decide di calciare, Sciba non blocca, riprende Cogliati che va verso la porta trovando la deviazione provvidenziale di Pepe. Il Campobasso mette alle corde l'avversario e trova i frutti meritati al 34esimo, quando sugli sviluppi di un angolo la palla rimane in bilico e viene calciata con potenza da Candelori, intercetta il braccio di Speranza, si levano le forti proteste di Selvapiana, l'arbitro segnala il calcio di rigore, dal dischetto Alessandro segna con grande precisione, è 1-1 a Selvapiana. Il Lupo non è mai sazio e devono trascorrere solo 60 secondi per un'altra occasione condotta da Alessandro. Cogliati gira, riprende Zammarchi che manda fuori di poco, finisce in parità il parziale dopo un solo minuto di recupero. Immagini di Alberto Pietrunti, siamo nella ripresa, Campobasso brioso dal primo minuto, Cudini poi decide di far entrare dal sesto Sanseverino in luogo di Candelori. All'ottavo i rossoblu riescono a ribaltare il fronte, tutto parte da un taglio di Alessandro colpito di testa da Pierpaoli, la palla è preda di Cogliati che se ne va sul fondo e mette al centro un pallone molto ghiotto per Zammarchi che gira in rete il suo quarto gol stagionale. Selvapiana esplode di gioia, ma la felicità non si stoppa qui, i rossoblu tengono il Pineto nella sua metà campo e all'undicesimo triplicano le reti, orchestrano prima Zammarchi poi Cogliati che vedono spazio in interessante per Alessandro che manda il pallone dove Sciba davvero non può nulla, un gol spettacolare della punta di Cudini. Campobasso 3 Pineto 1, devastante l'inizio di ripresa dei campobassani. Amaulo prova a correre ai ripari con gli ingressi di Jonathan Alessandro, Marini e D'Angelo in luogo di Della Quercia. Festa e Camplone. Al 22esimo Sciba fa buona guardia su Cogliati scatenato dalla linea di fondo. Il Pineto non può solo subire. Al 28esimo abruzzesi in rete, angolo di Aquadro e stacco ravvicinato di Pepe, un po' troppo facile la marcatura del capitano abruzzese e il Pineto riapre la contesa ad un quarto d'ora dalla fine. Cudini cambia dal 28esimo dentro Musetti al posto di Cogliati, l'imponderabile si ripete a Selvapiana così come accaduto contro l'Avezzano. Al 39esimo pallone scodelato dalla destra da Pierpaoli e Fabriani che insacca nel tentativo di anticipare Tomassini del Pineto sulla linea di porta, ma probabilmente quando il pallone ha già superato la linea fatidica c'è il pallone che viene spinto in rete da Alessandro, ma probabilmente alla resa dei conti si tratta di autorete di Fabriani. È il 3-3 di Selvapiana, ma è incredibile come il Pineto sia stato in grado di pareggiare senza premere troppo il piede sul
l'acceleratore. Il Campobasso dimostra di non avere la benzina giusta per trovare un nuovo vantaggio. Vengono dati 5 minuti di recupero. Al 92esimo il cross di Van Zan è fuori misura, mentre al 94esimo l'ultimissima possibilità è sul destro di Alessandro, capace di procurarsi una punizione interessante, deviata però fuori dalla barriera. Finisce con un pareggio per certi versi incredibile. A fine gara soddisfazione da parte di Amaolo, dispiacere per Cudini, a detta del quale il campionato è ancora molto lungo. Ancora la Serie D, a Civitanova Marche funziona la Cura Silva, la Vastese trova la vittoria in trasferta, i biancorossi vanno in svantaggio ma pareggia Palumbo. Dos Santos implacabile, mette al sicuro il risultato. Le interviste, Silva ha detto bene così ma è solo l'inizio, il nuovo tecnico esalta la prova dei suoi, successo su un campo difficile. Allora San Giustese 1, Vastese 2, vediamo il servizio. Buona la prima per Massimo Silva all'esordio sulla panchina della Vastese dopo l'esonero in settimana di Marco Amelia. Gli aragonesi hanno vinto 2-1 al Polisportivo di Civitanova contro una San Giustese che ha offerto una buona prova soprattutto nel primo tempo. Silva, in soli 4 giorni di allenamenti, ha rivitalizzato giocatori che erano finiti ai margini del progetto abruzzese, quali Palumbo, Dos Santos, Vittorio Esposito, e non a caso hanno messo lo zampino sul successo in terra marchigiana. Sontuosa la prestazione di Palumbo, autore del gol del pari dopo il vantaggio iniziale dei locali, mentre Dos Santos ha completato il sorpasso. Esposito è andato al piccolo trotto, ma quando si è acceso ha fatto vedere le sue straordinarie doti tecniche e solo un monumentale Chiodini gli ha negato la rete. La San Giustese era partita bene mettendo in difficoltà la Vastese, costretta a scalare i due esterni di centrocampo, proponendo in fase di copertura una difesa a 5. Romano è stata una spina nel fianco degli ospiti, mentre il gol alla truppa di Campedelli è mancato di un soffio. Gli abruzzesi hanno impiegato più di un quarto d'ora a trovare le giuste contromisure, una gara giocata a viso aperto dai rossoblù nonostante la differenza tecnica tra le due squadre. Il vantaggio della San Giustese è persino meritato, lo firma al 28esimo Alessio Palladini al termine di una bella azione corale, ma la gioia dura appena 100 secondi perché Palumbo poco dopo disegna una traiettoria imprendibile per Chiodini con la palla che termina sul palo lontano. L'episodio che cambierà il volto alla partita arriva al 42esimo, Buonaventura rimedia il secondo giallo per un fallo tanto ingenuo quanto inutile. La superiorità numerica regala ampi spazi alla Vastese che si piazza stabilmente a 3 dietro con un secondo tempo in pieno controllo. Al 19esimo il gol del sorpasso, Pizzutelli calibra una punizione col goniometro per la testa di Dos Santos, sino a quel momento evanescente. Il vantaggio spiana la strada agli ospiti che al 24esimo mancano il tris quando Chiodini ci mette letteralmente la faccia al termine della serpentina di Vittorio Esposito. I cambi ordinati da Campedelli non produrranno pericoli dalle parti di Di Rienzo, per lui solo ordinaria amministrazione, mentre il finale è tutto aragonese. Per la San Giustese arriva la quinta sconfitta consecutiva in casa, il cammino verso la salvezza diretta appare ormai compromesso. Ancora un'altra abruzzese in Serie D, ha giocato ieri, parlo dell'Avezzano, colpo salvezza Iesi, l'Avezzano vince all'ultimo respiro e torna a sperare, rete da 3 punti di Gianfelice al 94esimo su assist di Cioracu, il portiere Patania fa il miracolo su colpo di testa di Nepi. Meco Monaco, l'allenatore, classifica bugiarda l'allenatore marsicano, grazie ragazzi, c'è anche chi ha giocato con la febbre. Allora l'Avezzano ha vinto per 1-0, vediamo il gol nel nostro servizio. La Jesina perde forse l'occasione per riaprire il suo campionato, perdendo al Carotti lo scontro diretto contro l'Avezzano, con un gol arrivato in pieno recupero. Il rammarico per i Loncelli è essere arrivati in questo match con le assenze pesanti di Villanova e Cruz Pereira, ma i tanti ragazzi scesi in campo hanno dato veramente tutto. L'Avezzano invece coglie un successo preziosissimo che gli permette di continuare a sperare. Partita molto bloccata tra due squadre che non possono perdere vista la posizione di classifica. Partono meglio gli ospiti che sfidano al 16esimo con un rapido scambio Morales-Ciolaco, con quest'ultimo che
mira il palo lungo ma sbaglia mandando il pallone sul fondo. Col passare dei minuti la Jesina cresce, guadagna campo e si vede per la prima volta al 29esimo con una conclusione sballata di Ciurlanti. Al 32esimo la più grossa occasione della prima frazione è la confezione dei Loncelli, punizione dal lato destro di Enrico, cross verso il secondo palo dove la trova la sponda di Marini che la rimette dentro verso la testa di Nevi che schiaccia verso la porta. Patania però con un grande balzo ricaccia letteralmente la palla da dentro la porta. Protesta dei padroni di casa perché chiedeva una concessione del gol, ma sia l'arbitro che l'assistente ne fanno proseguire. Un minuto dopo ci prova Enrico su punizione ma colpisce la parte esterna della rete. Il primo tempo in pratica termina qui. La ripresa si apre sulla falsariga della prima frazione di gioco con tanti errori da entrambe le parti. La prima azione degna di note è al decimo con Nebbi che supera di forza Cimino, converge verso il centro e prova il tiro a giro ma il pallone non inquadra la porta. Al 25esimo si rivedono gli abruzzesi, una bella apertura verso Ciolacu che da buona posizione spara sul fondo. Al 39esimo ancora biancoverde con una conclusione di Traditi che viene deviata e finisce lontano dai pali. Gli ultimi minuti vedono la Jesina cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo ma all'ultimo minuto di recupero la Vezzano piazza il colpo mortale per i biancorossi. Ciolacu ingaggia un corpo a corpo con Maggiori e cross verso il centro. Boccanera è incerto nell'uscita e sotto misura di Gianfelice in spaccata mette dentro. È il gol che decide un match premiando forse oltre misura la Vezzano e boccia la Jesina che non meritava questa sconfitta. Le altre notizie sportive che riguardano la nostra regione le leggiamo sul Messaggero. Andiamo in Eccellenza, Lanciano con fatica batte i Nero Stellati, finisce 2-0 con il gol di Quintiliani. Gragnoli ridotto il distacco dalla capolista e aumentato quella sulla terza in classifica. Non è poco, domenica prossima la sfida con l'Alba Adriatica che sarà decisiva ai fini della promozione. Per quanto riguarda le altre, Pontevomano stoppa Castelnuovo, Cupello Corsaro. Andiamo in promozione, l'Aquila in salute, rifila 3 gol all'Atria e vola. 11° successo consecutivo, aumenta il distacco sulle inseguitrici. De Angelis è soddisfatto, abbiamo dominato nel primo tempo, spirito giusto. Intanto per quanto riguarda l'Eccellenza invece, per quanto riguarda il Lanciano di Pasquale non facciamo calcoli, mentre i dilettanti Salas Garcia, uno spagnolo, all'Ovidiana. Andiamo avanti con la pallavolo, la Sieco parte bene, poi cede contro Bergamo, finisce 3-1 per i padroni di casa in remontata. Ortona non ha mai mollato, adesso scivola al quarto posto e comunque in zona playoff. Leggiamo il basket, Sharks ancora crisi profonda, Roseto perde 94-87 ad Orizinuovi e adesso diventa il fanalino di coda del campionato, espulso d'Arcangeli. Mentre il basket B, Giulianova vince il derby, super Chieti. E la pallamano, il doppio KO in trasferta per le abruzzesi e anche il rugby al 6 nazioni, trionfano solo Maurizi e le donne. E allora, con lo sport sul Messaggero abruzzese concludiamo questa rassegna stampa di questo lunedì 3 febbraio. Vi ricordo che l'informazione torna come sempre alle ore 14 con il TG6. Vi ringrazio per aver iniziato la giornata con noi e buon proseguimento.